A una settimana dalla vittoria delle elezioni amministrative si è insediata ieri pomeriggio la nuova giunta del comune di Qualiano, con alla guida ancora una volta per il secondo mandato consecutivo il sindaco De Leonardis. Sindaco uscente riconfermato con un vero e proprio plebiscito, il 60,7% di consensi, il primo cittadino ieri pomeriggio ha parlato alla città illustrando quali saranno i primi punti dell'agenda comunale per i prossimi 5 anni. Dobbiamo immediatamente approvare il bilancio di previsione che è già pronto in giunta. E i funzionari già hanno predisposto gli atti, quindi sarà il primo atto importante che la nuova consiliatura approverà e poi dobbiamo continuare ad andare avanti per la nostra strada e per tutte le cose che sono in programma in cantiere e che alcune entro il 31 di luglio devono essere anche programmate con le gare di appalto assegnate. È un lavoro immane che la nostra squadra da qui a breve metterà in atto sicuramente. La immagino molto più green come l'abbiamo pensata in questi 2 anni dopo di post pandemia. L'abbiamo pensata con la ristrutturazione delle piazze, convivere la città attraverso una sinergia tra commercianti, cittadini e istituzioni. Vogliamo far vivere di più le nostre strade a piedi, le nostre piazze, vogliamo che anche tanti imprenditori con gli sgravi fiscali che abbiamo previsto, come l'esenzione della spazzatura e delle occupazioni di suolo pubblico per 5 anni per chi investe nel nostro territorio, possa attrarre nuovi imprenditori che possono avere anche poi le valutazioni positive anche dei giovani qualianesi che invece di spostarsi in comuni del territorio rimangono a Qualiano. A presentarsi alla cittadinanza anche il neo presidente del Consiglio Comunale Salvatore Onofaro. Dobbiamo riprendere velocemente il percorso che abbiamo iniziato 5 anni fa. Ci sono tanti progetti del PNR da mettere a cantiere entro il 31 luglio, come quello che abbiamo approvato giorni fa che riguarda l'ampliamento della villa comunale, un ampliamento notevole, 5.000 metri, con parcheggio sotterraneo che snellirà il problema al centro del paese. Va invertito immediatamente il senso di marcia di via Di Vittorio che tanti problemi ci ha creato anche per il blocco della via di Candida praticamente. Ci sono tantissime cose da fare, non c'è tempo da perdere e vogliamo farlo in fretta. Questa vittoria così ampia, così determinata, così decisa e questa scelta così forte dei cittadini di Qualiano testimonia che il lavoro va continuato perché Qualiano ormai rappresenta anche un punto di riferimento per i paesi del comprensorio.